Benvenuti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video dell'aggiornamento di mercato del Napoli. In Napoli, dopo Manolas, non si ferma qua, come ovvio che sia. Dopo Di Lorenzo e dopo Manolas, in Napoli penso che ora stia pensando più alle cessioni per poter monetizzare il più possibile per continuare il mercato, perché come sappiamo tutti il Napoli è una società che si autofinanzia, pertanto deve prima cedere e poi acquistare. Non è necessariamente, secondo me, cedere top player come Alan, come Insigne, come Koulibaly, soprattutto perché molti hanno paura di Koulibaly che se ne potesse andare, ma almeno quest'anno, ve lo dico anche oggi, non va via. Quest'anno non va via, così Manolas e Koulibaly formeranno la nuova coppia difensiva centrale del 2019-2020. Pertanto, come ho detto, il Napoli sta pensando probabilmente prima alle cessioni e in questi giorni ci sono stati diversi aggiornamenti per quanto riguarda sia le uscite, probabili uscite, sia le entrate, ovvero rumors, ovvero aggiornamenti per i giocatori che il Napoli sta seguendo, e quindi andiamoli a commentare insieme. Mi raccomando, lasciate tanti commenti sotto, così quando posso vi rispondo. E ultima cosa, iscrivetevi al canale Telegram. Pertanto, partiamo prima delle cessioni, perché come ho detto il Napoli penso stia pensando più alle cessioni ora per poter monetizzare, poi quei soldi li investe negli acquisti. Ultimamente sono uscite le voci di un possibile approdo al Torino di Simone Verdi e Mario Rui. Cairo che vuole regalare questi due giocatori alla corte di Mazzarri per avere una rosa più ampia in vista dell'Europa League che il Torino affronterà al posto del Milan. Il Torino sarebbe disposto a offrire a Napoli 18 più bonus per Verdi e solo 10 per Mario Rui. Dall'altra parte, il Napoli per Verdi vuole 25 milioni. È pazzia, il Torino secondo me non li darà mai, ma penso che arriverà a 25 solo tramite bonus, quindi secondo me è un affare che andrà a buon fine probabilmente per essere contenti tutti. Quindi Napoli valuta 25 milioni Verdi, mentre per Mario Rui 15, per una spesa totale di 40 milioni. È una cifra proprio al di fuori della realtà, è un mercato stile FIFA, oserei dire, e penso che De Laurentiis verrà accontentato in parte, perché quello che dice la società che vuole i giocatori esegue alla fine, perché De Laurentiis sotto questo aspetto si fa sempre rispettare, basta vedere Diawara. Ok, quindi se Verdi vuole 25 milioni e rivuole 25 milioni che ha speso al Bologna, li vuole subito. Ora è difficile, se non impossibile, perché Torino non ha tantissime disponibilità economiche, anche perché deve puntellare la rosa per altri acquisti, quindi trovo molto difficile questa operazione di 40 milioni totali. Però si arriverà a un punto in cui entrambe le società saranno felici, personalmente. Poi, dopo Verdi e Mario Rui, un altro in partenza è Elsied Isai, terzino, per me è un raccoglitore di pomodori, ma comunque, terzino, ambidestro, jolly, e lo vuole mezza Europa. C'è una cosa incredibile, non so con quale coraggio lo vogliono. Allora, c'è la clausola da 50 milioni, non lo so se è ancora valida, ma comunque già il pensiero che aveva o che ha una clausola da 50 milioni è solo, cioè, io squadra che voglio Isai, mi presenti la clausola, ma metta a ridere personalmente. E comunque la squadra più interessata, che sarebbe interessata, usiamo sempre il condizionale. Io non do mai nulla per fatto, è vero. Usiamo sempre il condizionale, perché così, ok, non è niente di sicuro. Pertanto, la squadra che sarebbe più interessata all'albanese è l'Atletico Madrid, che fino a un paio di giorni fa, poi non ho letto più aggiornamenti al riguardo, è l'Atletico Madrid che sarebbe disposto a offrire 5
più obbligo di riscatto. Obbligo di riscatto da 20 milioni. Questo obbligo di riscatto il Napoli non lo vuole, perché probabilmente non si fida, perché l'obbligo di riscatto sarebbe legato alle presenze e il Napoli sotto questo aspetto non si fida per niente e quindi vuole cederlo a titolo definitivo. Comunque l'unica cosa sicura è che parte, perché lo ha detto stesso lui, lo ha detto la gente, quindi basta Casanova a quel paese. Altre squadre interessate a lui, secondo il web, sono le italiane, Juventus, Inter e Roma, e lo Schalke 04, squadra tedesca che ho letto stamani. Io penso che in Italia non rimane. Noi che non lo vogliamo vedere, figuriamoci gli altri che lo hanno visto giocare, non lo vogliono vedere manco col binocolo. Alla Juve lo hanno accostato solo perché ci sta Sarri, ok? Ma Sarri, stando in una società che può pretendere di più, sicuramente non vanno sui Sarri, ma vanno su un altro. Quindi io scarterei a priori le ipotesi italiane. Quindi secondo me la pista più calda è quella dell'Atletico Madrid e speriamo che si muovano, perché io ancora a leggere Isai ancora giocatore del Napoli mi viene un magone esagerato. Poi, parlando di altri esuberi, un ass che per una doppietta e un assist contro la Tanzania in Coppa d'Africa, lo hanno esaltato come miglior Messi, ma solo una squadretta così può fare belle cose, ma è un giocatore molto limitato. E gli altri esuberi, si parla di uno tra un ass inglese e Rogue alla Fiorentina, però la Fiorentina deve prima asfoltrire la rosa. Questi sono i nomi che sono usciti per quanto riguarda il mercato di uscita del Napoli. Parlando del mercato di entrata, le ipotesi, gli aggiornamenti, restiamo sempre agganciati riguardo a Rogue inglese e un ass, perché si fa viva ancora la voce di Veretout. C'è chi dice che il Milan non fa l'affondo, la Roma avrebbe offerto 3 milioni di ingaggio, il Napoli però continua a volerlo, il giocatore lo vuole, non si capisce più una sega. Quindi ipotizzando, uno di questi tre può essere una contropartita per Veretout? Non lo so, per quanto mi riguarda lo sapete benissimo, a me Veretout non piace per niente, perché è lento come un pachiderma. Ovviamente come sostituto di Diawara è tutto riguadagnato, ovviamente, però bisogna vedere l'evolversi della faccenda. Altri giocatori che ci hanno accostato sono Tierney, mi pensi che Terniei e Castagne. Ok, due terzini, uno del Celtic e l'altro dell'Atalanta, entrambi giovani, basta che bene, no? Uno dei due. Comunque secondo me il Napoli, se c'è De Mario Rui, è obbligato ovviamente a prendere un altro terzino sinistro. E chi lo sa, sembrerebbe secondo il web che Tierney è più calda come trattativa, però non si sa. Anche perché Ancelotti mi pare che abbia dato l'ok assolutamente per questo giocatore, che è valutato 25 milioni, se non vado errato, 25-30 più o meno. Poi, altri nomi per centrocampo, perché noi a centrocampo ne abbiamo solo due, ovvero Fabian Ruiz e Allan. Zielinski per me non è un mediano, lo sapete benissimo, lo continuerò a dire, al massimo un esterno oppure il vice di un possibile trequartista, che ne parleremo dopo. E quindi ne abbiamo solo due. L'arrivo probabile di Veretout sono tre e serve un quarto, e quindi gli altri nomi accostati al centrocampo sono Pulgar e Elmas, giocatore del Fenerbahce che è esploso, sembra, quest'anno, classe 99, e poi Pulgar che ha una clausola rescissoria da 10 milioni, 10 o 15, ma comunque già che ha una clausola abbordabilissima, certo può fare la fine di Verdi e questa è una paura, però visto che serve un vice, chissà, chissà, io preferirei l'uruguagio perché ha più esperienza in Serie A, appunto. Poi l'ultimo nome più caldo che ho tenuto bello per farvi scaldare, per farvi dire oh, ma quando dice questo nome, quando dice questo nome, quando dice questo nome, eccomi qua, gli ultimi minuti, James Rodriguez, il nome più chiacchierato di tutti, nome più caldo
assolutamente più caldo, il Napoli lo vuole, il Real Madrid lo vuole cedere. Il Real Madrid fino a una settimana fa voleva 50 milioni, mentre stamattina mi sono svegliato che il Real Madrid sarebbe disposto a fare uno sconticino, ovvero 42 milioni. Il Real Madrid lo vuole cedere definitivamente, senza prestiti, senza obblighi, diritti, niente di tutto questo genere. Vuole cedere, dopo una campagna acquisti bella sostanziosa, vuole cedere, vuole incassare il più possibile. Il Real vuole cedere, il Napoli lo vuole, basta mettersi d'accordo, assolutamente, però sembra che l'affare stia per andare in conclusione. Quindi il Real Madrid è uno dei problemi. Problemi che però sono facilmente risolvibili, ovvero pagare la squadra proprietaria del cartellino, anche perché ci sta un abbozzo di accordo per il contratto del giocatore, dove il colombiano guadagnerebbe 6 milioni e mezzo. L'altro problema sono i diritti d'immagine, visto che il calciatore è molto amato in Colombia. Però secondo me sto fatto dei diritti d'immagine, cosa che è uscita anche con Manolas, sono proprio perché proprio a mettere benzina sul fuoco, secondo me, perché sanno che De Laurentiis fa troppi casini con i diritti d'immagine, e quindi buttiamo alle ortiche questi diritti d'immagine, tanto per ampliare un po' l'ansia, per ampliare un po' la rabbia, la delusione. Però io, come ho detto con Manolas, ve lo dico anche oggi, per quanto riguarda James Rodriguez, state tranquilli, per me viene perché Ancelotti lo vuole. De Laurentiis, quando gli hanno detto di James Rodriguez, non ha né smentito né negato, quindi qualcosa ci sta e secondo me si risolverà in breve tempo, che poi può durare una settimana, due settimane massimo. Mo' il Napoli sabato parte per il ritiro, quindi non si sa. Quindi vi ho fatto tutto il sunto dei nomi che hanno fatto in questi giorni, ho espresso piccoli pareri, poi io nel complesso parlerò in maniera specifica solo in caso di possibili ufficialità, possibili, probabili, perché altrimenti all'ufficialità non dico un cazzo, quindi mi sarei bruciato le ufficialità. Comunque, fiducia un'altra volta, stiamo calmi, non badate troppo ai siti, perché lo sapete, come ho detto prima, buttano benzina sul fuoco perché non sanno a cazzo scrivere, perché Napoli sta lavorando sotto traccia, secondo me. E niente, ribadisco ancora la fiducia, forza Napoli sempre. Ah, un'ultima cosa, per chi dice in maniera ironica adesso critico De Laurentiis, io adesso non lo critico perché sono fiducioso e sono calmo, ma se a settembre mi ritrovo un'altra volta la rosa incompleta, mi incazzo, perché io l'ho promesso, ci sono video passati che lo dimostrano. Se il Napoli fa una campagna acquisti degna di nota, non lo critico per un anno. E oltretutto, se James Rodriguez dovesse venire a Napoli, mi compro la maglia originale. Una promessa è una promessa. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre, ciao a io.